Proseguiamo col nostro telegiornale. Continuano le iniziative per il mese dell'educazione finanziaria con un seminario a cura della filiale della Banca d'Italia e del liceo Giuseppe Galanti sulla formazione del cittadino. Vediamo. Il titolo è quanto mai emblematico. La scuola è il territorio per formare il cittadino consapevole e rientra nell'ambito dei percorsi didattici ed educativi finalizzati a fornire agli studenti conoscenze e competenze di educazione appunto economica e finanziaria. Ne parliamo con il direttore della filiale di Campobasso della Banca d'Italia, De Alma Fronzi. È importante diffondere l'educazione finanziaria e in quanto si è visto da ricerche OCSE che l'Italia è un po' il fanalino di coda. Quindi da diversi anni la Banca d'Italia è impegnata in collaborazione con il MIUR nello studio, nella diffusione di queste materie. Si è deciso di partire dai giovani, dalle scuole, proprio perché così si riescono a raggiungere tutti gli strati sociali e partendo presto si riescono a formare un domani cittadini consapevoli, sia per quanto riguarda le loro scelte, diciamo, per esempio stipulare un mutuo, aprire un conto corrente, chiedere un prestito, sia per diffondere proprio la conoscenza dell'economia e avere gli strumenti per capire il mondo esterno, specialmente in momenti di crisi e di elevata complessità come questo. Lo sforzo successivo che stiamo facendo adesso è quello di raggiungere il mondo degli adulti e anche le categorie più deboli. In questo mese dell'educazione finanziaria, infatti, sono stati organizzati incontri con gli studenti, sia presso la filiale di Campobasso della Banca d'Italia, presso l'Università del Molise, oggi con il Liceo Galanti, mentre la prossima settimana avremo anche un incontro all'Università della Terza Età, proprio per raggiungere gli anziani e quindi le categorie più svantaggiate, forse, nel capire la complessità del mondo odierno.